Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di lingua italiana per la prima classe. Il tema di oggi sono i pasti della giornata. Il mio nome è Ljerka Perković-Hnatiuk e sono la vostra insegnante di italiano. Dobar dan svima i dobrodošli na sat talijanskoga jezika za prvi razred. Današnja tema su dnevni obroci. Moje ime je Ljerka Perković-Hnatjuk i vaša sam nastavnica talijanskog jezika. Nakon ove video lekcije moći ćete imenovati dnevne obroke te hranu i piće za svaki obrok. Moći ćete razumjeti vrlo kratak i vrlo jednostavan tekst na temu dnevnih obroka te koristiti vremenske priloge kao i oblike partitivnog člana. Per la lezione d'oggi vi servono un foglio di carta o il quaderno, una matita o una penna, la connessione internet. Za ovaj sat potrebni su vam papir ili bilježnica, olovka te uređaj priključen na internet. Potete fermare la video lezione in qualsiasi momento. U svakom trenutku možete zaustaviti ovu video lekciju. I pasti della giornata sono la prima colazione, lo spuntino, il pranzo, la merenda e la cena. Il pranzo e la cena sono i pasti principali, mentre la colazione, lo spuntino e la merenda sono i pasti più leggeri. La colazione è il primo pasto della giornata e si fa tra le 7 e le 9 del mattino. Gli italiani fanno una colazione leggera. Di solito mangiano una brioche, un cornetto, pane con burro e marmellata o miele, o dei biscotti. A colazione gli italiani di solito bevono una spremuta d'arancia, un caffè, un cappuccino o un tè. Attività 1. Ascoltate il dialogo tra Paola e Lisa e poi rispondete a chi si riferiscono le affermazioni. Dici che di solito a colazione mangi solo una mela? No, di solito salto la colazione e solo qualche volta prendo una spremuta d'arancia o una mela. Non faccio mai una colazione classica. Da ricordare? Di solito, obično. Qualche volta, ponekad. Mai, nikada. Come mai? Questo non fa bene alla tua salute. La mattina presto non ho mai tempo e neanche voglia di mangiare, ma sempre verso le 11 faccio uno spuntino. Da ricordare, come mai, kako to. Presto, rano. Neanche, niti. Sempre, uvijek. Meno male che fai uno spuntino a metà mattina. Così non arrivi affamata al pranzo. Esatto, molto spesso prendo un panino farcito con affettati, pomodoro e insalata. E tu fai colazione. Da ricordare, meno male, sva sreća. Essere affamato o gladnjeti. Spesso, često. Farcito, punjen. Gli affettati, naresci. Sì, la mattina appena mi alzo faccio sempre colazione. Di solito prendo dei cereali, dei biscotti e del latte e raramente dei cornetti. Alle 11 qualche volta faccio uno spuntino leggero, uno yogurt alla frutta o una mela. Da ricordare, il cornetto croissant. Scrivete il nome di Paola o Lisa
sotto l'avverbio di frequenza adeguato per le attività elencate nella tabella. Frequenza: sempre, spesso, di solito, qualche volta, raramente, mai. Attività 1. Non mangia niente a colazione. 2. Quando si alza, fa colazione. 3. Non ha voglia di mangiare la mattina presto. 4. Per la colazione prende dei cornetti. 5. Per lo spuntino prende un panino. 6. Per lo spuntino prende uno yogurt alla frutta o una mela. Soluzioni. 1. Non mangia niente a colazione. Di solito Lisa. 2. Quando si alza fa colazione. Sempre Paola. 3. Non ha voglia di mangiare la mattina presto. Mai Lisa. 4. Per la colazione prende dei cornetti. Raramente Paola. 5. Per lo spuntino prende un panino, spesso Lisa. 6. Per lo spuntino prende uno yogurt alla frutta o una mela, qualche volta Paola. Il pranzo è uno dei pasti principali della giornata. Gli italiani pranzano verso l'una o le due. Al nord di solito mangiano prima rispetto al sud. Il pranzo completo consiste di varie portate. L'antipasto, il primo piatto, il secondo piatto, il contorno e il dessert. Da ricordare, vario različit, la portata slievjela. Un antipasto può essere freddo o caldo, è la portata meno abbondante ed è composto da crostini, verdure cotte o crude, bruschette, salumi e formaggi o preparazioni a base di pesce o frutti di mare. Un primo piatto è un piatto a base di pasta, risotto, polenta, minestra o zuppa. Gli italiani mangiano un secondo piatto a base di carne o pesce, con un contorno spesso composto da verdure crude o cotte. Alla fine del pranzo di solito segue un dessert, un gelato, una macedonia di frutta o un dolce. Attività 2. Completate la tabella con i nomi dei piatti tipici italiani. Usate il seguente link o scansionate il codice QR. Soluzioni: l'antipasto, insalata caprese, bruschetta. Il primo piatto, risotto allo zafferano, minestrone di verdure, spaghetti alla matriciana. Il secondo piatto, salmone croccante, saltimbocca alla romana, pollo alle mandorle. Il dessert, ciambella bicolore, tiramisù, crostata al cioccolato. La merenda, a metà pomeriggio, è un appuntamento fisso per i bambini. Di solito i bambini prendono un panino, uno yogurt o il classico latte e biscotti. Anche agli adulti piace bere una tazza di tè e mangiare qualcosa. Una comune cena italiana è composta da un antipasto e un secondo piatto, seguito da un contorno di verdure cotte o crude. Molto spesso, però, gli italiani a cena mangiano un piatto unico. Cenano tra le 7:30 e le 8:30 di sera. Attività 3. Leggete il testo
e poi rispondete alle domande. Marta e Paolo guardano l'offerta dei cibi e delle bevande del ristorante Aurora. Tra l'altro, sul loro menù c'è dell'insalata mista, del pollo arrosto, dello strudel, della macedonia, della panna cotta, del branzino al sale. Ci sono degli affettati misti, dei fagioli, delle aranciate, degli spiedini misti, delle farfalle alla gorgonzola. Loro due vogliono cenare un piatto unico. Marta prende un piatto a base di carne e Paolo prende un piatto a base di pesce. Aiutatevi con le foto e rispondete. Quale piatto del menù prende Marta? Quale piatto del menù prende Paolo? Soluzioni. Marta prende gli spiedini misti. Paolo prende il branzino al sale. Attività 4. Osservate il testo dell'attività precedente. Marta e Paolo guardano l'offerta dei cibi e delle bevande del ristorante Aurora. Tra l'altro, sul loro menù c'è dell'insalata mista, del pollo arrosto, dello strudel, della macedonia, della panna cotta, del branzino al sale. Ci sono degli affettati misti, dei fagioli, delle aranciate, degli spiedini misti, delle farfalle alla gorgonzola. Le parole scritte in rosso sono le forme dell'articolo partitivo. L'articolo partitivo, partiti di član, koristi se za izražavanje neodređene količine. Za tvorbu oblika partitivnog člana koristimo prijedlog di kojemu se dodaje određeni član, pa tako nastaje primjerice di plus il del, di plus lo dello, di plus la della, di plus i dei, di plus gli degli itd. Attività 5. Completate il testo con le forme dell'articolo partitivo. Fra poco Marta deve andare a fare la spesa perché lei vuole preparare da sola una cena per gli amici. Per l'antipasto compra formaggio, prosciutto, frutta. Per il secondo compra carne di vitello, aglio, prezzemolo. Per il dessert compra zucchero, latte e cioccolato. Soluzioni. Fra poco Marta deve andare a fare la spesa perché lei vuole preparare da sola una cena per gli amici. Per l'antipasto compra del formaggio, del prosciutto, della frutta. Per il secondo compra della carne di vitello, dell'aglio, del prezzemolo. Per il dessert compra dello zucchero, del latte e del cioccolato. Autovalutazione. Samovrednovanje. Odredite u kojoj ste mjeri usvojili nastavne sadržaje današnje video lekcije. Znam imenovati dnevne obroke te hranu i pića za svaki obrok. Razumijem vrlo kratak i vrlo jednostavan tekst na temu dnevnih obroka. Znam upotrijebiti vremenske priloge kojima se izražava učestalost. Znam upotrijebiti oblike partitivnog člana. La nostra lezione finisce qui. Arrivederci alla prossima.